Allora buongiorno, buongiorno ai presidenti Montepara e Smargiassi che sono qui, alla collega Scoccia, mi pare di aver dimenticato nessuno, ai nostri direttori, ecco, è arrivato il collega Montepara, eh, la porta, ai nostri direttori Costanzi Di Muro e ai nostri dirigenti che vedo lì e dirigenti. Allora buongiorno, noi concludiamo questa legislatura con una conferenza stampa a bilancio che riguarda il 2023, permettetemi però una piccola parola di, eh, di conclusione di, di un ITER che comunque per noi, per i colleghi che sono qui, per tutti i nostri dirigenti, direttori e funzionari ha riguardata l'intera legislatura che ritengo abbia eh, riposizionato il Consiglio regionale al centro dell'attività della Regione Abruzzo come deve essere per un'assemblea legislativa. Il Consiglio regionale è intervenuto in tutti i momenti più drammatici, più difficili, più felici e di prospettiva che la nostra terra si è trovato, si trova e si troverà ad, ad, ad affrontare. Sapevamo che il 2023 era l'anno in cui tanti dossier sarebbero giunti a conclusione e sapevamo che era l'anno in cui avremmo portato a casa molti di quelle riforme strutturali di cui se fosse possibile applicare un controllo delle dichiarazioni fatte negli anni precedenti potremmo verificare che almeno il Consiglio regionale, non dico porta a casa il 100% dei suoi impegni, ma sicuramente una percentuale degna di essere tenuta in considerazione. Questo lo si può fare perché io credo che in Consiglio regionale vige rispetto per il Consiglio regionale, per l'istituzione, per il voto degli abruzzesi e quindi seppur in differenze anche molto forti, anche molto accese, anche molto marcate tra i colleghi di maggioranza e i colleghi di opposizione, però ritengo di poter dire, almeno dal mio punto di vista, che io sono stato sempre rispettato dai miei consiglieri di opposizione e credo di aver cercato di ricambiare questo rispetto. Ciò ha portato l'Abruzzo, seppur nelle differenze, comunque a cogliere dei traguardi che noi abbiamo elencato in questo, in questo enciclopedico opuscolo delle nostre iniziative e che io cercherò di sintetizzare velocemente. Abbiamo detto che avremmo approvato la legge urbanistica regionale e lo abbiamo fatto, con un dibattito che è durato molto, abbiamo riformato una legge quadro, che riordina un settore strategico eh, dell'economia, ma anche della sicurezza, perché ahimè, ogni giorno abbiamo notizie in Italia e nel mondo di fenomeni eh, sempre più forti dal punto di vista delle piogge, e quindi del dissesto idrogeologico, e quindi preservare il nostro territorio da un edificato senza regole e antico mette anche in sicurezza la popolazione. Erano 40 anni che questa legge non veniva toccata, evidentemente perché era anche una buona legge, certamente dopo una serie di eh, riforme spot sull'articolato finalmente abbiamo una legge organica su cui non si esclude di dover ritornare nella sua applicazione, come tutte le riforme che dopo 40 anni vanno a mettere ordine in un settore, ma c'è una legge organica. C'è una nuova legge organica sul turismo, ovvero la nuova disciplina del sistema turistico regionale, la legge 10-2023, e c'è anche una nuova legge organica molto ampia che ha al suo interno molto sul sistema culturale regionale, la 20-2023. Nella 20-2023 finalmente abbiamo anche messo a sistema ciò che riguarda la Fin Commission, che era un tema di cui io sentivo parlare per tutte le legislature in cui sono stato con vari ruoli in Consiglio regionale. Abbiamo revisionato la legge costitutiva diciamo chiamiamola così, della Nuova Pescara, eh, durante quel Consiglio regionale a Pescara eh, ci dicevano che questa legge sarebbe stata poco utile, che comunque non avrebbe risolto i problemi strutturali, non ricordo esattamente di quale data eh, sia la legge sulla Nuova Pescara, quando l'abbiamo approvata in Consiglio regionale, comunque parliamo di mesi, si è fatto più in questi mesi che in una decina di anni precedenti, perché fino a prova contraria adesso l'istituzione di questa riforma, unico caso nella storia repubblicana, sta viaggiando con discreta velocità, con i primi servizi che vengono messi in comune, con lo Statuto, con l'organizzazione della vita di tre grandi enti locali. Voglio dire, in pochi mesi si è fatto molto di più di quello che non si è fatto in molti anni. E così finalmente abbiamo affrontato e risolto anche il problema delle comunità montane che ci trasciniamo da tempo in memore. Abbiamo approvato la nuova legge a sostegno di interventi e miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio sul territorio regionale e poi siamo arrivati a una serie di leggi che hanno molto a che fare con i nostri presidi culturali e con conquiste sociali e qui si vede nella lettura delle leggi quanto la maggioranza sia stata disponibile e permeabile ad accettare eh, priorità che provenivano anche dalle richieste delle opposizioni infatti queste leggi sono per lo più approvate, approvate all'unanimità certo la legge regionale sul reddito di libertà è per delle donne è per noi un fiore all'occhiello io sono stato eletto nella prima legislatura quando il presidente era Gianni Chiodi. Poi sono stato eletto consigliere di opposizione quando il, il presidente era eh, Luciano D'Alfonso, e sono stato il presidente del consiglio regionale con Marco Marsiglio. Aver approvato la nuova rete ospedaliera dell'Abruzzo è una conquista in termini di solidità eh, della nostra offerta sanitaria e anche del nostro bilancio, cioè delle nostre finanze, che nelle precedenti, tutte le precedenti legislature del Turco, Pace e via ancora, risalendo, era inimmaginabile. Il Presidente Marsiglio ha colto un grande, grande, grande obiettivo. Ne possiamo discutere, può essere migliorato, lo sarà con gli emendamenti, tra l'altro, che abbiamo approvato e con gli ordini del giorno che abbiamo approvato in Consiglio regionale. Ma ciò che è stato possibile oggi con la nuova rete ospedaliera per l'Abruzzo è stato possibile per questa legislatura, per questo Consiglio regionale, per almeno tre governi prima era impensabile. Qualche uno ha ironizzato sul nuovo stemma della Regione Abruzzo. In realtà noi abbiamo voluto inserire il guerriero di Capestrano nel nostro gonfalone perché finalmente con questa legislatura io ritengo che si siano anche superati eh, tanti campanilismi che nel passato ci sono stati. Erano talmente tanto forti i campanilismi in passato tra le province della nostra eh, regione, tra le maggiori città che allora si scelse di avere un gonfalone molto bello, ma con tre bande colorate che richiamassero il nostro paesaggio e il nostro territorio: il bianco dei nostri monti, il verde delle nostre colline e l'azzurro dei nostri mari. Ora, a parte qualche regione d'Italia, io non ricordo altri gonfaloni che al loro interno non abbiano il bianco delle montagne, il verde delle colline e l'azzurro dei mari. Quindi siccome noi siamo una patria che ha la propria identità, siamo una delle regioni d'Europa, è giusto che noi inseriamo un elemento fondativo della nostra identità che ricordi a tutti, primi a noi che abbiamo delle responsabilità, che questa è una terra dove vive un popolo fortissimo e resiliente tra i migliori e più valorosi d'Italia. Per questo abbiamo inserito un simbolo che chiudesse appunto in maniera simbolica il fatto che noi avevamo finalmente superato anche la logica dei campanili e penso che tra poco consegneremo ufficialmente qui all'Aquila, che è la nostra città capoluogo, il nuovo confalone della regione Abruzzo spiegandolo se possibile anche nelle scuole. Siccome il Consiglio regionale non si è fatto mancare nulla perché noi siamo un po' più brillantini del resto d'Italia, abbiamo deciso che sulla, sulla cultura, sullo sport e sul sociale noi eravamo in grado di dare un'anima ancora più forte a questa regione. E quindi abbiamo avuto il nostro bando su cultura e sociale della 55 con. 135 associazioni finanziate e 15 comuni, il nostro bando su, sulla sussidiarietà e il terzo settore, che è andato ad aiutare molte associazioni sportive o, o, o di animazione sociale che avevano sofferto durante il Covid, 227 associazioni sportive e 41 enti del terzo settore, il nostro bando del Medioevo, che ha finanziato 20 comuni e 2 unioni comunali. Le nostre, le nostre commissioni hanno seriamente lavorato, 164 sedute, 108 audizioni, abbiamo avuto anche le commissioni d'inchiesta, ovviamente in particolare quella dell'emergenza idrica in Abruzzo, il Presidente della Commissione di Vigilanza è qui, malgrado tante difficoltà, credo che però possa dire che la struttura del Consiglio regionale ha sempre cercato di metterlo nella condizione di lavorare al meglio, quindi di esercitare anche... Con la durezza dovuta anche un potere ispettivo chiaramente il presidente della prima commissione è la vittima di questa, di questa consigliatura io lo ringrazio ancora per la, per la pazienza che ha, che ha avuto eh, certo parlare io del festival d'annunziano sono un po' come si chiedere all'oste come il suo vino è, è particolarmente eh, complicato, però il Festival d'Annunziano, il Festival della Transumanza, la notte dei serpenti in diretta Rai Tv e il Festival dei Popoli europei credo che sono stati eh, dei semi eh, piantati che hanno fatto germogliare delle piante, alcune più robuste, altre ancora giovani che devono essere sostenute ma che permettono alla nostra regione di avere insieme con altri grandi eventi di cui ci siamo sempre occupati noi, primo tra tutti la partenza del giro d'Italia, voglio dire della nostra, della nostra regione, permettono alla nostra offerta turistica di rendersi in periodi in cui anche in periodi in cui la stagione è nella fase che la stagione stima, è nella fase calante di essere in grado di rilanciare un'offerta turistica che ha portato in Abruzzo molti, molti, molti visitatori, anche per questi eventi. Sarebbe interessante capire quanto la spesa su questi eventi abbia poi generato una ricaduta economica in termini di presenze, di, di alberghi, di ristoranti e di partecipazione. Il Consiglio regionale gestisce anche un patrimonio e ha gestito anche le procedure per giungere a... Eh, la risoluzione in aiuto di alcuni comuni di procedure di gara per opere pubbliche. Ovviamente sono stati avviati i lavori per la perforazione e la costruzione del collegamento meccanizzato pedonale tra il parcheggio di Colle Maggio e viale Luigi Rendina, consegnati i lavori il 12 dicembre 2022 e la fine dei lavori è fissata tra qualche mese, il 22 aprile 2024. Apre il cantiere con mio grandissimo orgoglio e felicità per il restauro di Castel Camponeschi, progetto nato dalla collaborazione tra il comune di Prata Lanzidoni e il Consiglio regionale dell'Abruzzo. Se Dio vuole la città di Pescara e la regione tutta riavranno l'auditorium De Cecco che è sotto alla nostra sede di Piazza Unione che sarà una sala bellissima, modernissima e assolutamente polivalente con oltre 400 posti a sedere in una città che ha qualche difficoltà. Eh, negli spazi pubblici da mettere a disposizione. Credo che abbiamo avuto anche qualche bella performance nel momento in cui era più aggressiva, lo dicono nella città dell'Aquila, l'azione degli hacker e anche noi siamo stati più e più volte attaccati da questo punto di vista, ma devo dire che la struttura è stata in grado eh, di reagire e anche di implementare la sua capacità di reazione. L'attività anticorruzione e trasparenza, ne ho parlato, Commissione Pari Opportunità, le autorità indipendenti che come sapete sono il Corecom, il garante per l'infanzia e il garante per i detenuti, in, questi, eh, anni, an, in questo anno hanno generato molte attività che credo meritino anche una maggiore, una maggiore, un maggiore risalto. Si poteva fare di più nel 2023? Escludo. Lo dico con grande tranquillità. Io escludo che il Consiglio regionale dell'Abruzzo potesse garantire una performance più efficiente di quello che ha fatto. Mi risulta che il nostro cassetto delle riforme strutturali sia al momento vuoto questo non vuol dire che non ve ne siano ancora da produrre, ma certamente tutto ciò che siamo riusciti a costruire in questo anno è giunto ad una discussione più o meno fruttuosa in commissione ed un'approvazione in Consiglio regionale. Lasciamo eh, il Consiglio regionale dell'Abruzzo in grande forma, con grande prestigio riconosciuto da tutti a livello regionale, da tutti a livello nazionale, senza questioni in sospeso sotto ogni punto di vista patrimonio, economiche, finanziarie e legislative. Chi verrà dopo di me, chi verrà dopo di noi, troverà una regione più giusta, più moderna, più efficiente, con un Consiglio regionale che ha riconquistato ancora di più la sua credibilità e la sua centralità. Certamente potrà fare meglio di noi, io voglio dire con grande sincerità che ho fatto tutto quello che ero capace di fare e anche qualcosa in più di quello che potevo fare. E ringrazio di questo tutto il mio ufficio di presidenza e i colleghi consiglieri regionali e tutta la struttura in ogni ordine e grado del Consiglio regionale.